lottiamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, noi siamo del Signore. Per questo Cristo è morto ed è risuscitato, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Su queste parole rinnoviamo la nostra fede, la nostra speranza, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci permette in trasferire, ma liberaci dal male. Signore, ti raccomandiamo umilmente tutti i nostri fratelli defunti, caduti, tu che in questa vita mortale ti sei ricordato del tuo immenso amore, fa che liberi da ogni male entrino nel riposo eterno del tuo regno. Ora che per loro sono passate le cose di questo mondo, portali nel tuo paradiso, dove non è più lutto, né dolore, né pianto, ma pace e gioia, con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo, dai secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Andiamo, andiamo, grazie a Dio. Grazie a Mario, penso di esprimere il pensiero di tutti, complimenti per questa organizzazione, per questo incontro. Mario è un vulcano di idee, ogni tanto lui ci richiama e ci dà questa speranza di poter un giorno riprendere pienamente tutte le nostre iniziative. Grazie Mario, forza e coraggio. Grazie a lei, è sempre perfetto, preciso e presente, grazie. La cerimonia è terminata, speriamo che la prossima volta vada un po' più bene, mettiamo la scaletta fatta apposta, come prima volta mi sembra di aver funzionato. Va bene, grazie a tutti, buona domenica a tutti, grazie.